Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio preparare una torta salata con le zucchine, la voglio preparare per stasera e dato che mi sono resa conto che non ho pasta sfoglia in freezer, perché di solito la prendo sempre quando la trovo in offerta, la tengo in freezer di scorta, però ne ho già preparata diverse volte, senza burro, fatta solo con acqua, farina, olio e un pizzico di sale e volevo condividere con voi. Adesso non ricordo se l'avessi già usata in un altro video, comunque ve la ripropongo. E già che ci sono, vi faccio vedere come faccio io la torta salata, anche se la faremo penso più o meno tutti allo stesso modo. Iniziamo con gli ingredienti. Allora, per questa ricetta servono 200 g di farina. Io ho usato farina tutta integrale, uso questa della Alma Verde Bio biologica, così macinata a pietra. Poi circa 90 g di acqua, 50 g di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Come vi dicevo, è semplicissimo perché veramente ci sono pochissimi ingredienti e in un attimo la prepareremo. Allora, andiamo a mettere tutta la farina nella ciotola, uniamo l'olio, un pizzico di sale. Iniziamo a mescolare. E poi piano piano andremo ad aggiungere l'acqua. Ecco, aggiungetene poco alla volta perché dipende anche dal tipo di farina che usate, da come assorbe, da quanto assorbe l'acqua la farina e così via. Per cui sono circa 90 grammi, regolatevi voi, ne aggiungo un po' alla volta e mi regolo di conseguenza. Andiamo a mettere un po' di farina sul tavolo. E andiamo a lavorare l'impasto con le mani. Come avete visto, io ho usato veramente poca acqua. E secondo me già così può bastare. Comunque adesso lavorandola mi renderò conto se ne serve ancora oppure no. Io direi che è già più che sufficiente, guardate, ne è avanzata ancora parecchia. Per quello che vi ho detto, vedete voi, mettetene proprio poco alla volta, altrimenti poi dovete aggiungere altra farina se ne aggiungete troppa. Ecco, adesso il nostro panetto è quasi pronto. Poi andrò a ricoprirlo con la pellicola da cucina e lo metterò in frigo per almeno una mezz'oretta. Questo è tutto il tempo che abbiamo impiegato per fare la nostra pasta per la torta salata. Avete visto che veramente ci si impiega veramente pochissimo, quindi diciamo che io compro la pasta sfoglia, la pasta brisée quando la trovo in offerta, in super offerta, la metto in freezer, ma proprio per comodità, o se devo preparare magari, almeno ce l'ho lì, se devo preparare anche dei salatini all'ultimo minuto, però avete visto che ci vuole veramente poco. Ecco, adesso vado a metterla in frigo per mezz'ora. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, le zucchine le ho già lavate. Ora vado a tagliarle a rondelline o comunque a pezzettini. Io le metto nella torta salata ancora crude, non le faccio mai cuocere prima. Queste sono le bellissime zucchine che abbiamo noi nell'orto, nel nostro orto e quello dei miei, perché facciamo l'orto insieme. Sono veramente belle, quest'anno
Ne stanno crescendo tante. Allora, la divido per praticità. Faccio abbastanza sottili proprio perché non facendole cuocere prima, sono sicura che poi nella torta si ammorbidiscano bene. Sto trovando questi coltelli veramente comodissimi. Io ho sempre usato i coltelli quelli grossi proprio da cucina e così. Mentre questi sono dei coltelli della Sanelli che ho preso in un negozio a Rogno. Guardate, non so se si vede la scritta Sanelli. Vediamo, comunque sono. Sarebbero dei coltelli da cucina per la carne, comunque anche da usare tutti i giorni. E sono veramente comodissimi, tagliano benissimo. Meno male che mio marito ha avuto la fantastica idea di comprarli. Ecco qua. Adesso vedremo se usarle tutte o no le zucchine in base a quante me ne usciranno, quanti pezzettini usciranno. Allora, eccoci qua, la pasta ha riposato per più di mezz'ora perché sono andata anche a prendere Mauro all'asilo e così, quindi ne ho approfittato per lasciarla un po' di più in frigo. Ora vado a mettere sul piano un po' di farina e andiamo a stenderla. Allora, per il ripieno ci servono le zucchine che avevamo già tagliato prima. Poi ho pensato di aggiungere del salmone, visto che l'avevo preso alla Lidl ieri o l'altro ieri, del formaggio grattugiato, un po' di panna da cucina, sale e pepe e delle uova. Allora, innanzitutto vado a bucherellare il fondo della nostra torta e ho già acceso il forno a 180 gradi, così intanto si scalda. Se sentite degli urli, sono i bimbi che sono su che stanno facendo la doccia perché hanno appena fatto il bagno in piscina. Solo che quando fanno la doccia insieme è un delirio. Stanno ridendo, urlano, fanno di tutto. Allora, poi io andrò a mettere 3 uova. Mio marito sarà. Questo è buco, non l'avevo visto. Via. Mio marito sarà contentissimo perché adora il salmone, per cui sarà una sorpresona e anche le zucchine. Ok, cominciamo. Ops. A sbattere un po' le uova. Aggiungere la panna da cucina. A me piace metterla nelle torte salate, anche se non la metto sempre,
Però mi piace perché dà un po' più di cremosità alla torta. Ovviamente questa non è una torta salata light. Ok. Vado a mescolare. Vado ad aggiungere un po' di pepe e sale. Il formaggio grattugiato. Le zucchine, come vi dicevo, io non le faccio cuocere prima, ma le metto a crudo, tanto dopo cuociono lo stesso in forno ed è una cosa più veloce, non devo star lì a farle cuocere prima. Mamma mia, come ridono, non so se li sentite, ma mi fanno morire quando ridono così. C'è Mauro che va facendo il matto con la Giugi. Allora, adesso vado ad aprire il salmone. Ecco qua, vado un attimo a lavare le forbici perché le userò per tagliare il salmone. Allora, che profumo. Andiamo a mettere un po' di pezzettoni. Ancora un po', vediamo, ma si rompe benissimo anche così. Facciamo così, va. Verrà sicuramente buonissima. Mi immagino già, le zucchine e il salmone mi piacciono tantissimo. Secondo me è un connubio perfetto come zucchine e gamberetti. Mettiamone ancora un po'. Secondo me dovrebbe bastare, però adesso vediamo magari nel metterlo dentro nel il ripieno nella torta, vediamo se serve altro. Ok, allora andiamo a versare tutto. Oppla. Ma io direi che bastano forse, magari un pochino, però qua c'è. Ecco. Ora, appena il forno suonerà e mi avviserà che è andato in temperatura,
Infornerò per una ventina, 20-30 minuti circa a 180 gradi. Ecco qua, guardate. Per me già è bellissima così, poi a me piace un sacco l'impasto scuro così con la farina integrale. Ci vediamo dopo. Ecco qua, forno pronto a 180 gradi. Ole! Andiamo a infornare la nostra torta. Ecco qua. Nel frattempo io vado a lavare tutti i piatti, le teglie e quant'altro e ci vediamo dopo. Ciao! Allora, la ricetta è finita. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un like, aiutatemi a far crescere il mio canale, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella. Io vi saluto e al prossimo video. Un bacio, ciao!